Buongiorno ragazzi, una nuova mattinata, guardate che paesaggio, stiamo preparandoci per la colazione. Mettiamo l'inverter, vedete, totalmente carico, 100%, il pannello solare lavora bene. Qui abbiamo il frigorifero che svolge il suo bel lavoro. Giornata bellissima, non c'è nemmeno una nuvola, cielo limpidissimo, guardate che roba, bellissimo, spettacolare. Del Chianti classico, Gallo Nero è il simbolo che rappresenta questa eccellenza, diciamo, della Toscana. Buongiorno, il nostro viaggio prosegue. Buongiorno. Stamattina prosegue da San Gusmé, che è piccolo borgo nel comune di Castelnuovo Berardenga. Sì. E siamo venuti qui perché? Perché siamo venuti qui? Perché qui vicino, tramite un percorso trekking di circa 6 km, arriviamo alla foce del fiume Ombrone, che è il secondo fiume più importante della Toscana, quello che passa dalla nostra Maremma, quindi sì. Non potevamo non venire a vedere la foce del fiume Ombrone. Dice che sia una cosa piuttosto semplice, c'è una lapide che attesta che il fiume è nato lì. Eh sì. Però noi, insomma, per patriottismo vogliamo venire a vedere, e in più volevamo fare un bel percorso trekking e vedere questo borgo, che tra l'altro dice sia molto molto interessante. Eh sì. Ora andiamo a scoprirlo. Infatti mi sono sempre chiesto dove nascesse l'Ombrone e finalmente oggi lo scopriremo. Esatto. Questo è il panorama che si vede dall'ingresso del paese, vedete che distesa di vigneti, infatti qui il vino senese è tra i più rinomati, e lì c'è la nostra macchina col pannellino solare, e qui c'è l'ingresso del paese. Giornata anche oggi meravigliosa, cielo limpido, il sole che picchia forte, quindi si preannuncia un'altra bella razzata,
ma entriamo nel paese, che già dall'ingresso si sembra essere molto molto caratteristico e pittoresco. Guardate qui. C'è anche un bel alveare là sopra, eh? Non so se si vede, se si sente. Filiale del Monte dei Paschi, che non manca mai. Qui c'è una bella porta. Qui c'è il retro della chiesa. Guardate che piazzette pittoresche, molto belline. Chi vive nelle città le va a ricercare. Il circolo ricreativo, che non manca mai. Qui troviamo la statua di Luca Cava. Praticamente, che tu sia re, imperatore, papa, filosofo, poeta, operaio, contadino, farai sempre questa cosa qui. Questa funzione quotidiana. Questa funzione qui. Non importa la tua classe sociale, la tua appartenenza. Espleterai le tue funzioni corporali quotidiane, diciamo così. Vedi? E avrai anche questa espressione. Questa è una statua che dice molto. Sì. Io lo dicevo sempre questa cosa. Vedrai, anche loro la fanno, eh. Che diamine. Questo è tutto il percorso, è parte del percorso trekking di 12 km che dal paese di San Guzmè fa il tour in mezzo ai boschi fino a passare dalla sorgente del fiume Ombrone. Ma guardate lungo il sentiero cosa abbiamo trovato. Questo è un braciere da paura. Cioè, non vi rendete conto quanto è grande? C'è anche la pala? La spazzola per pulire anche le griglie. Ma non si doveva venire qui a cuocere la rustinciana ieri? C'è anche un piccolo parcheggio asfaltato. La zona si presta a parcheggiare la macchina e farsi una bella mangiata. E anche un bel pisolino. Ed eccolo, siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato la lapide. Lapide. Invece che una lapide di morte, questa è una lapide di nascita. Perché qui nasce esattamente in questo comprensorio il fiume Ombrone. Come dicevo prima, il secondo fiume della Toscana, che fa circa 1600 km per arrivare poi alla nostra Maremma, dove ci sarà la foce del fiume. Eh sì. Nel mare, ovviamente. La lapide dove nasce il fiume, ma il fiume non si vede, probabilmente è sotterraneo, lì ci sono
delle rocce che sembrano con un po' di muschio, però bisognerebbe avventurarsi qua sotto, non è proprio fattibile. Probabilmente hanno messo per comodità la lapide su strada qui. Va bene. Hai visto? C'aveva quello che il suo amico con la macchina, che con la radio, con la ricetrasmittente, gli diceva strada libera, ah, okay, quindi puoi andare. Sì, perché se vai giù così in picchiata. Infatti. Bellissimo, con i longboard giù in picchiata. Ma anche perché lui veramente ha sforato la sua carreggiata, cioè è andato là, se viene una persona in salita con la macchina, cioè viene fuori un macello. Eh sì, infatti ho sentito proprio... Sentivo l'amico che via radio gli diceva strada libera, puoi andare. Sì, ma io avevo visto questo sport, diciamo, in America è famoso, ora non mi ricordo nemmeno il nome, come si chiami, però... C'hanno i longboard. Longboard, però è la tavola. Cioè, questi skateboard. Loro in America discendono queste strade, tipo a San Francisco, visto ci sono salite e discese in picchiata, e lo fanno proprio come uno sport. Poi aveva il casco, si è messo tutto in una posizione aerodinamica, e poi dietro... Nelle mani aveva a due dischi, secondo me li servono per frenare. Ah, è perché lui quando vanno giù in curva, mettono le mani, fanno come le tavolette dei motociclisti. Sì, tipo saponette. Come le saponette, dietro, ecco, non mi veniva. Aveva dietro praticamente due dischi tondi, lui l'ho visto proprio, andava giù così. Ci fanno le frenate. E ci frena. Mamma mia però. Tanta roba, eh. Ma io casco dalla bicicletta, figurati te. Cioè... Bello, non l'avevo mai visti dal vivo, sempre visti su questi video su YouTube. Sì. Il posto. Quindi qui non c'è solo la sorgente del fiume Ombrone, ma c'è anche il punto di partenza dei skaters. Come vedete, ogni momento è una sorpresa. Sì. Sì, non ce l'aspettavamo. No. Ora ci facciamo un bel riposino. E poi ci apprestiamo a concludere questo video. Questo weekend. E poi rimanete sintonizzati per i prossimi. Ciao! Sì. Alla prossima! Ciao! La fiamma, vedete, si riesce a proteggere la fiamma appunto dal vento. Questo tanto lo trovate anche in descrizione se lo volete, così come il fornellino, lo trovate nel link in descrizione insieme a tanti altri accessori che abbiamo montato in macchina, così giusto per farvi, se vi interessa qualcosa potete un po' vedere cosa usiamo noi. E l'acqua ancora deve bollire, questo è il nostro accampamento. Integrali. Buone. Che si sposano bene con questa salsa cacciuccata, una salsa al cacciucco, per chi è toscano lo sa che cos'è il cacciucco, è una salsa a base di pesce con cipolla, sale, aglio, prezzemolo, peperoncino, vongole, sugo di pomodoro, molluschi vari. È un po'... deve essere buona. Nella ricetta del cacciucco originale però c'è il pane un po' raffermo, diciamo, delle fette di pane bagnate con questa salsa al pesce, diciamo così. Molto buono.
e famoso soprattutto nel livornese. Bolle? Sì, ready, sì. Vai, pranzo pronto, si mangia. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Con la caciucca. Diciamo così. Caffè, guardate che bellezza il caffè. La moka non ha uguali. Il caffè è italiano.